Bentornati su Blogos Radio. Oggi, per la rubrica Il punto sul centro, vi parliamo di Fisarmonia, la rassegna internazionale di fisarmonica che si è svolta al centro giovanile Blogos nelle serate del 18, 19 e 20 giugno. Vladimir Denisenkov, noto fisarmonicista ucraino che vive da anni in Italia e ha collaborato con artisti del calibro di Fabrizio De André e Monio Vadia, è l'ideatore di questa manifestazione, che ha realizzato insieme all'associazione Closer, il comune di Casalecchio, il Blogos e i finanziamenti della fondazione Carisbo. Un'ottima affluenza di pubblico, durante tutte le serate, ha premiato il coraggio di Denisenkov, che ha proposto una nuova visione della fisarmonica, non solo come accompagnamento per determinati balli, ad esempio i soliti tango e mazurka, ma anche come strumento autonomo ed utile, in grado di muoversi agevolmente tra i diversi generi musicali e tra differenti culture. Per l'occasione, prima della serata conclusiva, abbiamo rivolto alcune domande a Vladimir Denisenkov a proposito dell'idea che sta dietro la rassegna e ai musicisti che vi hanno partecipato. Ascoltiamolo. Ciao, allora siamo qui con Vladimir Denisenkov, organizzatore e ideatore di questa rassegna Fisarmonia che si è tenuta il 18, 19 e 20 di giugno qui al centro giovanile Blogos di Casalecchio. Ciao Vladimir. Buonasera, ciao. Allora da te volevamo sapere come ti è venuto in mente di organizzare questa cosa e come l'hai ideata, quali sono state le cose su cui hai puntato per organizzare questo evento. È stato un percorso, non è molto, diciamo, corto. Allora, l'idea per prima è stata, come ho vissuto qui a Bologna 2 anni quasi, ho notato una cosa, che il mio strumento, la fisarmonica, che io sono da tutta la vita che suono, non è molto apprezzata, diciamo, nel certi ambienti, è abbastanza trascurata come strumento, piuttosto usato per ballo liscio, per tanghi e mazurche, valzer, con tutto rispetto, una bellissima musica, ma solo e solo per ballo liscio. Ogni tanto qualche gruppo utilizza per qualche momento, però secondo me è molto poco. E allora è cresciuta l'idea dentro di me di dare, valorizzare più questo strumento, perché secondo me è un strumento che ha ampia possibilità di, si può fare suonare tutti i tipi di musica, dal Bach, Johann Sebastian Bach, polifonie, fino al jazz, fino al rock, e non solo, ripeto, valzer, mazurke, eccetera, eccetera, con lo rispetto. E ho cominciato a cercare qui persone che condividono queste mie idee e per fortuna ho trovato, devo ringraziare qui di Bologna, di Fondazione Carisbo, che ha capito, ha letto, ha capito il mio progetto. Oggi siamo qui per non suonare tanghi e mazurche, con tutto rispetto, perché mi piacciono i tanghi e mazurche, sì, ma suonare un'altra musica che anche lei è molto bella, ma molto sconosciuta. Quindi in queste sere chi hai invitato per poter portare la fisarmonica in quest'ottica che tu dici di rivalorizzare questo tipo di musica? Quali sono i gruppi che hai portato, i musicisti che saranno tuoi amici, che conosci, insomma, che stimi? Ecco, prima serata, che è stata l'altro ieri, 18 di giugno, volevo vedere la fisarmonica nel, diciamo, ambiente teatrale. Pochi mesi fa, con molto brava attrice italiana di cinema e teatro, lei si chiama Alice Malietta, abbiamo preparato uno spettacolo dai racconti di una scrittrice siciliana, Silvana Grasso. E allora ho deciso di portare questo spettacolo qui a Casalecchio per far vedere che questo strumento perfettamente può essere utilizzato per il teatro. Seconda serata, che è stata ieri, è stata varia, perché volevo dimostrare, far vedere alla gente vari tipi di fisarmoniche. In effetti abbiamo visto 3 tipi di famiglie di fisarmoniche. Per primo suonato Marco Lorusso, giovane musicista molto talentuoso, giovane musicista italiano con il suo grande strumento fisarmonica.
poi è stato, per il secondo è stato Dottore Chessa, che io ho invitato dalla Sardegna, con musica, cultura sarda, con il suo strumento organetto diatonico. E per terzo volevo fare vedere un organetto, ma a questo punto non diatonico, ma cromatico. È chiamato Antonio Rivas Trio dalla Colombia. E adesso siamo in attesa cosa succederà stasera, perché stasera ha portato veramente tantissima gente, addirittura Corpo di Ballo da Milano, poi sei musicisti ancora. Comunque l'operazione è sempre questa, fare vedere che la fisarmonica è uno strumento come tutti gli altri e deve essere valorizzato, e può essere valorizzato con tutti i tipi di musica, con i vari attori, musicisti, un strumento che merita avere il suo posto nella nostra società. E un'ultima cosa, ti aspettavi questa affluenza alle serate, che è stata molto buona nelle due serate precedenti, anche in questa, insomma, vuol dire che il pubblico di Casalecchio ha risposto e anche che le persone hanno accettato la tua sfida, insomma. Non lo so cosa sanno le persone della sfida, io non vorrei che persone sfidavano con me qualcosa, però io penso che se artisti, attori sono bravi, se il programma fatto bene, è fatto esibito bene, perché sono stati artisti di un alto valore, tutti quanti che hanno partecipato, il pubblico ha risposto, perché è difficile non rispondere. E io devo dire che il pubblico che abbiamo visto prime due serate un po' era di più di quello che io personalmente aspettavo. Speriamo, ripeto, che stasera, serata finale, andrà lo stesso bene. Vabbè. E niente, noi del Blogos, di Radio Blogos, ti ringraziamo e alla prossima, alle prossime eventi, insomma. Speriamo di rivederci il prossimo anno qui a Casalecchio. Grazie.